Il tema trito e ritrito del labirinto, mutuato dall'immancabile Calvino, viene rispolverato per il padiglione Italia della 58esima Biennale d'Arte di Venezia. C'è da dire che l'immenso spazio disponibile, 1900 metri quadrati al coperto, susciterebbe in chiunque un giustificato horror vacui. Dunque, eccolo riempito di corridoi, anfratti, spiazzi e saliscendi, con portoni, tende, specchi e specchietti, archi, colonne e, perché no, anche una spiaggia proletaria con Bella Ciao a tutto volume. Un po' baraccone dei prodigi, c'è addirittura l'uomo pesce dei Luna Park, un po' conceptual chic, con scritte sibilline dritte e ribaltate, murali o al neon. Il padiglione Italia, curato da Milovan Farronato, si appella alla forma del dedalo per rappresentare la complessità del mondo, un mondo di mezzo, abitato da vivi e morti, ovvero da una trinità di artisti. Il primo è Enrico David, con le sue sculture deformi, creature aliene, minimali o esagerate, nostro mostruoso alter ego. Le metafore di Liliana Moro catturano per il gusto del paradosso. La spada nella roccia ha la fragilità del vetro di Murano, mentre Avvinghiatissimi fa pensare alla fine di un amore, i materassi impacchettati, lo struggimento di un tango di Piazzolla. Dall'aldilà, essendo morta nel 2017, Chiara Fumai compone poemi intraducibili, fatti di geroglifici, scrittura al contrario, macumbe e gocce di sangue. Né altra né questa, la sfida al labirinto è rivolta a tutti i visitatori. Entrando nel recinto magico, si abdica ad ogni velleità personale e ci si affida totalmente al caso, ora perdendosi, ora rifacendo più volte lo stesso tratto, ora saltando completamente alcune parti. Come nella vita, c'è sempre qualcosa che sfugge.